Buongiorno, rieccoci con l'edicola quotidiana di Otto Channel, una buon avvio di settimana innanzitutto, una, una edicola che sarà caratterizzata da, da molti avvenimenti e passo subito a mostrarvi quello che è d'obbligo il lunedì mattina, ovvero la prima pagina del Corriere dello Sport per sapere un po' com'è andata. Eh, con il calcio. Eh, il Corriere dello Sport apre a tutta pagina con la vittoria molto sofferta del Napoli a Empoli, Antonio Di Nuovo decisivo, ovvero Conte il mister e un Napoli da corsa scudetto eh, ha vinto eh, il risultato 1-0 con un gol eh, nel secondo tempo di rigore. Soffre Cambia, vince. Questo è il titolo molto evocativo del Corriere dello Sport. Conte firma eh, la svolta e resta eh, primo da solo. Eh, Gol di Quara sul rigore fuori Lukaku e, e Spinazzola, dentro Simeone e Olivera. Sesto successo in otto gare, il tecnico abbiamo vinto tutto il resto, aria fritta. Andiamo, eh, poi c'è la notizia eh, su Intaglio Basso della doppietta che ha segnato la, eh, la Ferrari ieri al Gran Premio. Andiamo a dare uno sguardo all'interno con le pagine dedicate alla... Alla partita del Napoli in alto eh, ci sono le statistiche di questo incontro. L'Empoli di Daversa chiude i varchi in un e nel primo tempo l'Empoli non ha dato respiro al Napoli. L'Empoli di Daversa chiude i varchi a centrocampo e resiste a lungo, ma nella ripresa il tecnico ospite trova la chiave con personalità e incassa un'altra vittoria pesante. Conte cambia e il Napoli vince. Decisive, eh, sottolinea il Corriere dello Sport, le sostituzioni di Spinazzola e Lucaco con Olivera e Simeone. Il rigore di Quara eh, regala i tre punti e conferma il primo posto eh, solitario. Eh, sempre sul Corriere dello Sport, questo. Uh, confronto, questo primo piano su Lukaku e Kvaraskelia, sacrificio e fatica, il Belga neutralizzato da Ismaili eh, ne ha risentito il gioco di Napoli, in realtà Lukaku ha sofferto moltissimo nel primo tempo per la mancanza di rifornimento da parte di un centrocampo molto, molto in, in difficoltà. Conte, e eh, queste sono le dichiarazioni resi, eh, rese dal mister al termine della gara, eh, Conte, il Napoli non si nasconde, dobbiamo vivere l'esaltazione e sapere che quando arri arriveranno, per chi arriveranno momenti duri, servirà la corazza, ovvero essere pronti a far uscire le caratteristiche migliori della squadra. Eh, riguardo la eh, partita del Napoli, noi adesso vi offriamo il commento del dell'uomo che sussurra ai tifosi, il nostro Angelo Giuliani. Sì, grazie Federico, buongiorno. Allora, se il Napoli a fine stagione dovesse centrare un obiettivo, un traguardo importante che sia addirittura lo scudetto o quantomeno la zona Champions per pochi punti, uno o due punti. Ricordatevi dei tre punti che gli azzurri hanno conquistato ieri al Castellani contro l'Empoli. Una vittoria sofferta, una partita sporca, una vittoria conquistata grazie al calcio di rigore nel secondo tempo di Kvara Ma quanta sofferenza per mantenere il primato con questa vittoria. Un primo tempo in cui l'Empoli si è fatto assolutamente preferire per qualità di gioco, ma anche per occasioni da gol, ma è nel secondo tempo che è arrivata la sterzata di questo Napoli sempre più a immagine e somiglianza di Antonio Conte perché il tecnico mette la sua firma in calcio su questa vittoria con scelte coraggiose, con scelte coraggiose come quella di sostituire all'ora di gioco un Lukaku particolarmente spento, particolarmente impalpabile e ha pagato, ha pagato la scelta di mandare in campo il Ciolito Simeone che è stato decisivo. Nell'azione che poi eh, è servita per procurare il rigore appolitano Trasformato da Kvaraskelia E lì la partita di fatto è finita Perché poi l'Empoli ha pagato il grande primo tempo In termini di eh, energie fisiche Il Napoli l'ha controllata, l'ha gestita Ha avuto anche un'altra occasione con McTominay Per raddoppiare Però comunque una partita non bella del Napoli Assolutamente una partita... Non bella, in cui praticamente non si è mai tirato in porta, con una produzione offensiva assolutamente inesistente, però questi sono segnali, sono segni di una stagione che potrebbe essere indirizzata verso qualcosa di importante, perché se non si fosse vinto ci sarebbe stato tanto malumore, busi lunghi nello spogliatoio, invece il Napoli con una prestazione... Assolutamente deficitaria, possiamo dirlo, porta comunque a casa i tre punti e questo significa tanto in termini di entusiasmo, di autostima e di convinzione. Gli azzurri mantengono il primo posto e ora già la testa rivolta all'impegno di sabato alle 15 al Maradona contro il Lecce. Federico, per il consueto punto sul Napoli, è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Angelo. E noi passiamo ai temi di politica interna. Eh, con, eh, vi mostriamo la prima pagina del Corriere della Sera che ben riassume tutto quello che è accaduto ieri con eh, Meloni che va all'attacco sui magistrati e apre un nuovo duello. Ma eh, il mail di un giudice, la Premier peggio di Silvio, lei la pubblica, Tajani, parole inaccettabili, questo è un caso molto, molto particolare che è avvenuto ieri, eh, infatti il Corriere della Sera non manca di sottolineare come questo di Meloni sia un caso molto particolare con Mattarella che eh, dà il suo altolà collaborazione tra istituzioni essenziale ricorda il nostro uh, presidente eh, perché dicevo che riassume bene la prima del corriere gli avvenimenti di ieri perché in queste due fotonotizie d'acconto dell'alluvione in Emilia purtroppo c'è stato addirittura un morto a Bologna 3.000 evacuati oggi scuole chiuse eh, questo degli alluvioni in Emilia eh, Romagna è un evento ciclico e quindi è un segnale che qualcosa non, non sta funzionando eh, alla perfezione. E, e poi c'è eh, sempre di taglio centrale sul Corriere della Sera l'episodio eh, accaduto a Verona del migrante ucciso in stazioni e poi il commento shock eh, di Salvini che... Eh, ha detto eh, non ci mancherà dopo che eh, questo migrante è stato eh, ucciso perché voleva aggredire la polizia in stazione. Eh, andiamo a vedere come commenta la giornata la Repubblica, la Repubblica appunto eh, Decisamente eh, dà spazio all'Altolà di Mattarella il richiamo del Presidente della Repubblica dopo lo scontro sull'Albania. Le istituzioni non si limitino a visioni di parte, il governo ancora all'attacco delle toghe. Oggi, in Consiglio dei Ministri, il decreto per modificare le norme sui migranti e i paesi sicuri. Le norme sui paesi sicuri però sono provvedimenti dell'alta Corte europea e quindi anche una legge nazionale non riesce a sovrapporsi e ad annullarle. Quindi questa del decreto sui paesi sicuri sarà un'altra iniziativa molto divisiva che eh, la Melonia andrà ad assumere perché non vuole assumersi la responsabilità di aver avuto questa iniziativa in Albania che proprio da un punto di vista legale non funziona intervista alla russa eh, Repubblica eh, ci dà nel catenaccio nel rigo a chiudere del titolo di apertura i magistrati devono rispettare la destra che ha vinto con questo, venendo a dire che i magistrati in Italia sono tutti selezionati attraverso una sorta di eh, fanta, fantasiosa adesione, adesione alla centrosinistra. E Repubblica mostra Bologna sott'acqua, un morto e migliaia di evacuati. Eh, qui all'interno le pagine dedicate a questo. A questo scontro in atto tra uh, politica governativa, da sottolineare, sottolineare politica governativa e i, i giudici. Il duro richiamo di Mattarella, istituzioni di tutti, basta conflitti. Nelle ore dello scontro tra la pre, Premier e i Magistrati, il presidente Dabari lancia una, un appello alla mediazione tra i poteri dello Stato, no visioni di parte, collaborare rafforza la democrazia, la preoccupazione del colle per un decreto legge Albania che vada appunto, come vi spiegavo, contro le norme sancite dall'alta corte europea. Eh, da Repubblica passiamo alla stampa, la stampa Meloni, i giudici contro di me. Eh, migranti oggi il decreto sui paesi sicuri per stoppare le sentenze Mattarella avverte serve il dialogo TG1 in uno dei richiami che eh, illustra meglio questa apertura politica TG1 bufera su Salvini ha fatto propaganda si è fatto intervistare sul processo che sta subendo eh, per eh, eh, Open Arms Ehm, e, e la morte di alcuni eh, migranti, eh, dopo la, eh, la ringa del, della sua eh, avvocata difensore Giulia Bongiorno, lui si è presentato al TG1 ed è riuscito ad ottenere eh, una lunghissima intervista eh, da, eh, questo, eh, dal massimo organo di informazione italiana, perché il TG1 rappresenta L'organismo uh, di informazione più seguito nel nostro uh, paese. Dalla stampa uh, passiamo al fatto quotidiano. Il fatto quotidiano uh, dà conto in questa apertura del uh, governo Meloni: due anni di liti, scandali, impunità e austerità dal 2022 al 2024 la premier che voleva fare la storia vivacchia e diffida pure dei suoi questa è l'apertura che riassume un po' tutti gli episodi che abbiamo fin qui eh, raccontato come eh, organi di informazione riguardo eh, il governo Meloni e passiamo ai giornali di eh, centrodestra, eh, c'è questa uh, apertura, doppia apertura dedicata ai commenti sui due anni di governo, eh, apertura uh, dedicata ai commenti di Vittorio Feltri eh, con il suo capolavoro Zero Ribaltoni e Italiani con lei, L poi c'è Nicola Porro, la terza via ai conti pubblici il buonsenso e, e poi di spalla eh, quella che possiamo eh, ritenere una eh, apertura politica, mentre Mattarella invoca collaborazione, Meloni viene definita pericolosa appunto dalla mail di questo magistrato, ecco le toghe in trincea, la mail di un magistrato è solo la punta dell'iceberg utero in affitto e sfollati climatici è guerra, è guerra totale, ci dice il giornale e qui c'è Libero, libero è il giornale più sottile eh, che titola in modo più sottile eh, su, questa, eh, su questa diatriba tra la Meloni, la visione del governo con Meloni e i giudici che hanno detto che i 14 migranti in Albania dovevano essere rimpatriati e la visione sottile, appunto, le dichiarazioni di guerra dei giudici anti Meloni. Ovvero sono i giudici che stanno, secondo Libero, attaccando la Meloni e non la Meloni che attacca i giudici. Ora eh, noi abbiamo eh, isolato il momento in cui Meloni annuncia per, per oggi la, la messa in campo di un decreto eh, in Consiglio dei Ministri per eliminare quella norma e quindi aprire uno spazio di confronto con l'Unione Europea che ha determinato il ritorno in Italia dei 14 migranti portati nel campo organizzato dal governo fuori i confini nazionali. Ve lo mostriamo. Guardi la richiesta di una procedura di infrazione contro l'Italia, cioè persone pagate dal popolo italiano per chiedere alle istituzioni europee di colpire il popolo italiano è una cosa sulla quale penso che gli italiani rifletteranno. Per quello che riguarda la non convalida, eh, io posso dirle questo, guardi, è molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l'opposizione di una parte di quelle istituzioni che dovrebbero aiutarti a rispondere ai problemi di questa nazione. Penso che eh, la decisione dei giudici eh, di Roma sia una decisione pregiudiziale lo dimostra il fatto che alcuni di questi giudici avevano criticato l'accordo con l'Albania ancora prima di entrare nel merito. Temo che debba anche colpire il fatto che questa decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico. Dopodiché eh, la questione non è l'Albania, la questione è molto più ampia, perché in buona sostanza quello che i giudici dicono è che non esistono paesi sicuri. Quindi comunico ufficialmente che il problema non c'è in Albania, il problema è che nessuno potrà essere mai più rimpatriato, il problema è che tu non puoi respingere la gente, il problema è che tu non puoi fare nessuna politica di difesa dei tuoi confini. E quindi spero che mi si dica anche poi come si risolve, nel senso spero che mi si dica poi come si gestisce l'ordine pubblico, spero che mi si dica poi chi pagherà per i miliardi di accoglienza che ci dovremo caricare, spero che mi si trovino anche delle soluzioni perché io sono quella che poi deve trovare le soluzioni e infatti troverò una soluzione anche a questo problema. Perderemo ancora del tempo, ma ho già convocato il Consiglio dei Ministri lunedì anche per risolvere questo problema perché intendo andare avanti. Gli italiani mi hanno chiesto di fermare l'immigrazione illegale, fermerò, farò del mio meglio diciamo, per limitare l'immigrazione illegale di massa. Mi dispiace che in un momento nel quale tutta l'Europa... Guarda con interesse a qualcosa che sta facendo l'Italia, noi tentiamo, come sempre, di eh, metterci da soli i bastoni tra le ruote, ma è un tema che si risolverà presto. Seguiremo in modo eh, critico e attento gli sviluppi di questa vicenda. Eh, torniamo ai fatti di Casa Nostra della Campania, vi mostro la prima pagina di Repubblica, Napoli, Manfredi, eh, il sindaco di Napoli, eh, metro all'aeroporto Vele Nuova Villa entro il 2026, questo è un programma che si è data l'amministrazione comunale. Guidata da Manfredi, intervista al sindaco dopo i primi tre anni di mandato. Ecco gli obiettivi, e se può essere utile, mi ripresento. Questa è la. Eh, promessa eh, del Sindaco Manfredi. Repubblica ovviamente nella fotonotizia di tutta evidenza da, eh, da conto del Napoli, la fuga in testa continua. Soffre ma passa con quara sul rigore. Le pagine interne, appunto questa intervista. Uh, data dal sindaco di Napoli ai giornalisti di Repubblica, in particolare al collega Dario Del Porto, completo il mandato portando la metro fino a Capodichino, che sarebbe per Napoli una svolta epocale, mi assegno una sufficienza piena e non mi tirerò indietro per un secondo mandato se capirò di poter dare ancora Qualcosa. In, leggiamo un altro, un altro sommarietto. Il modo migliore per onorare le vittime delle vele è portare a compimento il progetto di riqualificazione entro due anni. Eh, dal, dalla Repubblica passerei a, a dare uno sguardo all'altro quotidiano eh, di, Roma, eh, di Napoli, il Roma. Eh, che ha eh, di, in evidenza nella fo fotonotizia che può ritenersi apertura, il Napoli c'è, gli azzurri soffrono in casa dell'Empoli ma vincono con un rigore di Schelia e restano da soli in vetta alla eh, classifica. Sulle vele il Roma riporta quelle dichiarazioni. Eh, del, in dettaglio sulle vele le dichiarazioni rese dal sindaco Manfredi ancora pochi senza casa dopo il crollo e le vittime che ci sono state e poi come al solito il Roma di spalla nel richiamo di spalla case nuove il boss rullo eh, latitante ci dà conto di, di questa cosa così come il Roma non manca di dare conto del... Del crollo che c'è stato in via Brin, eh, infatti, il crollo di una palazzina fortunatamente disabitata e quindi con eh, zero vittime eh, in centro cittadino. Eh, su, uh, sulla città di Napoli, noi eh, vorremmo adesso mostrarvi eh, delle immagini significative del corteo che c'è stato corteo di protesta che c'è stato eh, nel corso del G7 dei ministri della Difesa che si è tenuto a Napoli e il corteo dei ragazzi dei giovani che protestavano contro le iniziative di Islae, Israele in Medio Oriente. Veramente un G7 della guerra, non si può continuare a questa maniera armandoci fino ai denti. In questi governi sono, non sono liberi, sono prigionieri del complesso militare industriale di, delle loro nazioni che li obbligano a fare guerra. Siamo qui in difesa del popolo palestinese che sta soffrendo incredibilmente. È assurdo quello che sta avvenendo e non ci accusino di antisemitismo e altro, ma quello che Israele sta facendo in questo momento è davvero qualcosa... Di, io non so neanche come definirlo, ma veramente non sono solo crimini di guerra, ma qui c'è quasi la volontà di schiacciare questo popolo, non lo possiamo accettare. stanco di spaghetti, kits e mandolino voglio un futuro per droghe e per stare in silenzio o introparci in cose che non hanno senso Parcandino. C'è sempre in mezzo alla polizia chi, senza casco e senza protezioni, si mette come cuscinetto tra gli agenti in tenuta antisommossa e i ragazzi che la, quella frangia di ragazzi che è più esagitata e più disposta alla, alla violenza ha fermato l'una e l'altra parte è un agente di polizia che ha la responsabilità di dare gli ordini eh, di carica e come avete visto quell'uomo si è messo in mezzo alle due fazioni e ha evitato che gli scontri finissero anche peggio. Eh, per questo vi abbiamo mostrato questo filmato perché poi alla fine è la ragionevolezza che deve prevalere in queste situazioni. Torniamo ai quotidiani, Cronache di Napoli ci propone questo, questo lungo eh, racconto di sequestri che sta accadendo eh, nella città di Napoli, eh, sequestro di persone che poi eh, porta alla richiesta di... Eh, riscatti o oh, piaceri, sequestri, caccia al boss rullo ricercato per il rapimento del figlio di un armatore a Mergellina che è stato anche picchiato e tenuto in ostaggio per diverse ore finché l'armatore non si è presentato e avrà fatto eh, trattative. L'uomo dei contini è irreperibile. La vittima era stata picchiata e poi rilasciata. Eh, per, la cosca, per la Cosca fase ad alta tensione alle case nuove: guerra a colpi di stesa con i Mazzarella. Da cronache di Napoli eh, passerei decisamente al Mattino di Salerno perché il Mattino di Salerno apre le sue pagine dedicate alla città eh, a questo giallo che da alcuni giorni tiene banco su eh, Castellabate, il, il corpo eh, in parte eh, carbonizzato ritrovato. Di una, eh, si ipotizza che sia il corpo di una turista tedesca da lungo tempo però trasferitasi in provincia di Salerno a risiedere. Mistero anche sulle ricerche dopo la scomparsa. Furono indirizzate in zona Santa Maria. Colpita alla testa. Questi sono i primi risultati dell'autopsia. Adesso si attende la conferma che quel corpo carbonizzato in avanzato stato di decomposizione sia appartenente alla turista attraverso l'esame del DNA, il Calvario di Silvia. Appunto, da conto il mattino, la eh, 53enne tede tedesca uccisa e poi bruciata. Il cadavere presenta fratture al cranio e al polso. Ancora le indagini non riescono a dare una svolta a questo giallo di casa eh, nostra. Passerei alle. Cronaca di Caserta che ci dà conto di questi appalti truccati in 14 a rischio eh, processo, gare vinte da ditte nell'orbita dei clan. Gli indagati sono di Caserta, eh, Piedimonte Matese, Maddaloni, San Prisco, Presenzano, San Cipriano e Casale. Fissata l'udienza preliminare su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei guai Cappello è l'ex sindaco di Caserta. Calvi. Io eh, mi fermo qui, eh, vi do appuntamento a domani sempre alla stessa ora, eh, ringrazio in regia il collega eh, Fenizia e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.